Caro fratello, cara sorella, le tue orecchie sono aperte questa mattina? Puoi sentire la dolce voce del Signore che parla al tuo cuore? E imparare ad ascoltare la voce di Dio significa anche essere un ambasciatore del cielo. Dio parla spesso e ha così tanto da dirti. A volte amo tacere durante le mie preghiere. Mi piace stare in silenzio davanti a Dio, chiedendogli cosa pensa di una determinata situazione o semplicemente di me. Mi metto in ascolto, scrivo tutto quello che mi viene in mente e quando penso di aver finito faccio una cernita. Tutto quello che è in linea con la parola di Dio proviene solo da Lui, il resto probabilmente è solo frutto della mia mente. In questi momenti lascio che il Signore mi ricordi chi sono e che Lui è il Re, il Signore della mia vita. Spesso pensiamo che Dio parli solamente agli altri. Capita anche a te di volerlo sentire con tutto il tuo cuore, ma di non essere in grado di ascoltarlo? Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Giobbe 33,14. Non ci bada. Come possiamo non badare alle parole che Dio ha da dirci? Ricava del tempo durante la tua giornata per metterti in ascolto. Più tempo ti prenderai per farlo, più sarai in grado di familiarizzare con la sua voce. Anche se all'inizio ti sembrerà strano e scomodo, e anche se lo farai solo per qualche minuto, ti renderai immediatamente conto di quanto preziosi siano questi momenti. Leggi regolarmente la sua parola e credi fermamente che tutto ciò che la Bibbia afferma è vero. Fai le tue verità che trovi nella parola di Dio, perché saranno un solido fondamento su cui basare le tue convinzioni. Fai a Dio delle domande, chiedigli come, perché, quando, e non limitare le sue risposte ad un semplice sì oppure no. Lascia che il tuo Dio ti riveli tutto ciò che vuole comunicarti. Non arrenderti, caro fratello, cara sorella. Dio desidera rivelarti i suoi meravigliosi piani per la tua vita. La sala del trono è aperta per te. Puoi avvicinarti al Padre e Lui ti rivelerà tutto ciò che hai bisogno di sapere. Quando ascolti la sua voce, niente può fermarti e la sua testimonianza diventa potente. Grazie di esistere.